Oggi vi portiamo al Consiglio Nazionale delle Ricerche, dove c'è il laboratorio DigiBES, dove si stanno digitalizzando alcuni testi della Biblioteca di Storia e Cultura del Piemonte della città metropolitana. Come avviene il procedimento di digitalizzazione per quanto riguarda libri antichi, riviste, documenti, eccetera? Noi utilizziamo uno scanner che si chiama scanner planetario. Questo scanner è dotato di due piani basculanti, nel senso che si può variare l'altezza di questi piani, dove verrà poi inserito il libro o la rivista e verrà digitalizzata da una macchina fotografica posta al di sopra di esso. L'acquisizione avviene tramite un computer. Le immagini che vengono poi digitalizzate hanno una risoluzione che può variare da 50 dpi fino a un massimo di 600 dpi di risoluzione. Una volta acquisite le immagini, vengono caricate sulla memoria esterna, vengono controllate le immagini affinché non vengano saltate nessuna pagina, altrimenti il libro è da rifare o da aggiornare. Una volta controllato, si apre un programma che si chiama Abify Reader, dal quale si apre il file e legge tutte le pagine. Una volta letto il libro, viene fatto un PDF ricercabile e non si può modificare. Fatto il PDF, si passa alla fase successiva e si fa l'OCR, il riconoscimento ottico dei caratteri. Come avete visto, il laboratorio produce i file delle scansioni, dell'OCR del testo, però prima di poter arrivare il materiale sulla piattaforma Bytefry ed essere così consultata da tutto il mondo, bisogna ancora effettuare alcune elaborazioni intermedie per poter arrivare a quello che poi per l'utente finale sarà poter consultare il volume direttamente online. Potrò andare a sfogliare il volume, potrò andare a fare delle ricerche full text su tutte le pagine. Ad oggi siamo sul 1.400.000 pagine disponibili sulla piattaforma. Potrò andare a, questo online, andare a zoomare su una particolare immagine perché in un libro è particolarmente interessante. E tutto questo materiale è disponibile in modalità assolutamente open access, e negli ultimi anni abbiamo avuto un riscontro di un aumento notevole degli accessi, ormai a centinaia di migliaia di accessi mensili, di gente che per svariate ragioni vanno a consultare il materiale disponibile sulla piattaforma.